Buonasera a tutti e benvenuti a Mupin Talk. Io sono Andrea Poltronieri e assieme a voi stasera faremo un viaggio nel mondo della musica elettronica, anzi dell'informatica e dell'elettronica applicate alla musica. I nostri ospiti di stasera sono Aldo Russo, che ha iniziato la sua carriera di musicista negli anni 60, dopodiché è stato fonico, produttore, quindi ci può dare una panoramica tutto tondo della musica e dell'elettronica applicata alla musica. E poi Valeria Vito, che, come dice lei stessa, crea musica come effetto collaterale della sua passione per l'elettronica. Innanzitutto, salutiamo i nostri ospiti. Ciao Aldo. Ciao. Ciao Valeria, benvenuta. Buonasera a tutti. Il titolo di questa serata è Suonala ancora Cheap, citando la famosa frase del film Casablanca, per dire come anche l'elettronica e l'informatica, in questo caso, hanno avuto un impatto sulla musica. Innanzitutto, passerei la parola ad Aldo, che ci fa una panoramica, dal suo punto di vista di come, l'elettronica e l'informatica hanno avuto influsso sull'evoluzione della musica. Prego, Aldo. Dunque, cominciamo da qui un attimino, cioè quando l'elettronica è entrata nella musica, cioè fino a un certo punto ci sono stati strumenti di legno, di ottone, di ferro, corde, pelli e tamburi. Poi un giorno, negli anni 30 più o meno, arriva la prima chitarra elettrica e il primo organo elettronico, per cui strumenti che non hanno nulla a che vedere con quelli antichi, a parte il fatto di avere una tastiera e di avere un manico. E lì comincia una grossa rivoluzione, perché in seguito arrivano altri strumenti che andranno a sostituire strumenti tradizionali. Di qui saltiamo fino agli anni 50, dove comincia la prima musica elettronica reale, cioè compositori che compongono musica con attrezzi elettronici. Allora non c'erano le tastiere, quindi c'erano oscillatori a valvole, registratori con nastro a loop che giravano. Lo facevano in un centro di ricerca della Philips ad Amsterdam. E uno di questi esperimenti è diventato addirittura una hit negli anni 50, si chiamava The Song of the Second Moon. Molto interessante, tra l'altro la trovate su YouTube, e c'è anche tutta la storia su YouTube con le immagini di questi signori in giacca e cravatta, con questi registratori che occupavano una stanza intera, oscillatori a valvole. È bellissimo, sembra un film di fantascienza degli anni 20. Ciò detto, arriviamo fino agli anni 80 in pratica, dove arrivano i primi computer dedicati alla musica. Anzi, credo che i primi siano apparsi addirittura prima, i primi tentativi di sequencer erano negli anni 75-76, credo fosse roba della Roland. Difficilissimi da programmare, assolutamente limitati come mezzi, come possibilità. Fino a quando arrivano i primi veri computer, qui parliamo dell'Atari e del Commodore, che io non ho mai usato peraltro. Con l'Atari cosa succede? Che io posso pilotare delle tastiere musicali, diciamo degli organi elettronici, allora erano quasi ancora chiamati organi elettronici. Praticamente io potevo comporre un brano esclusivamente con dei mezzi elettronici senza usare più un musicista. Una rivoluzione epocale è stata quella perché ha cambiato completamente il panorama musicale. Uno per i musicisti che comunque si sono ritrovati ad avere molto meno lavoro di prima, ovviamente, perché io potevo creare una canzone dal nulla, semplicemente con un computer, una tastiera e gli expander, che erano le tastiere senza tasti in pratica, no? E di lì è stata veramente una rivoluzione epocale che è arrivata fino a oggi, dove in pratica il registratore a nastro non esiste più, non esiste più nulla di quello che è stato il passato. I giovani che cominciano adesso a fare musica con l'elettronica e il computer non hanno mai visto quello che c'era prima. E secondo me invece è importante andare a farsi un giretto per capire da dove è nato tutto quanto? Perché quando tu conosci il passato, riesci anche un po' a prevedere quello che sarà il futuro.
C'è da dire la parola Bella brutta. frase, bella frase questa, l'abbiamo adottata come slogan anche in alcune occasioni legata al nostro museo dell'informatica. Conoscere il passato per comprendere il futuro. Spero che abbiate degli attari da questo museo dell'informatica. Anche Ne abbiamo perché più di uno, ne abbiamo più di uno. qualche piccolo ricordo, il mio primo era, insieme, 512. Quando è uscito il primo hard disk da 2 mega, se non mi sbaglio, costava un paio di milioni. Cose veramente sensazionali. E di lì a pensare che potesse esistere il giga, ma nessuno ci pensava che saremmo arrivati ad avere degli hard disk da 1 giga. Se poi parliamo di 1 tera, figurati. Mi Sì. avrebbero preso per pazzo, per complottista, uno che vedeva gli alieni, ecco. Oggi abbiamo delle piccole schede di memoria da centinaia di giga, che teniamo in tasca. I tempi cambiano. Tornando all'argomento della musica, forse, Valeria Vito può aggiungere qualcosa, Sì, mi riguardo. divertiva questo fatto del passato, presente e futuro, perché in effetti nella mia esperienza queste cose si sono fuse con una linea temporale molto particolare, perché io ho iniziato recuperando quelli che erano i computer di cui parlava prima Aldo, quindi l'Atari ST, Commodore, che erano appartenuti più alla mia infanzia, anche alla generazione di musicisti a cui appartengo, mi riferisco soprattutto a Panorama, Chiptune e Micro Music. Abbiamo fatto proprio questa sorta di recupero delle macchine vecchie e abbiamo fatto di tutto per sforzarle al massimo e tirar fuori ancora delle sonorità particolari, quindi a 8 bit, massimo a 16 bit, proprio i più ambiziosi, utilizzando dei software però scritti più nel recente passato. Parliamo di un'esperienza internazionale nata nel 99 con il sito micromusic.net, che era una community che iniziò a raccogliere insieme tutti quelli che avevano provato questa esigenza emotiva di riprendere i computer della propria infanzia e farci musica, forse per un fattore nostalgia, così. E da lì poi è iniziata tutta una serie di sperimentazioni, per quel che mi riguarda, ma anche per la community. Perché poi siamo stati, soprattutto nel periodo di MySpace, una community molto, molto attiva anche per la condivisione di esperimenti, di costruzione. Poi abbiamo fatto un sacco di workshop, avevamo delle cellule organizzate in ogni parte d'Italia, la più attiva era quella comunque di Bologna, Roma. E quindi vengo da questa esperienza qua anche di autocostruzione e poi l'utilizzo del Game Boy, Commodore 64 e compagnia cantante, insomma. Sai cosa che mi fa impressione? Sentirti dire i computer della mia infanzia. Perché nella mia infanzia i computer erano quelli che tu leggevi nei romanzi di Asimov, no? Univac, questa roba che occupava quattro palazzi e sapeva fare 2 più 2. E tu invece mi parli del computer della tua infanzia. E vedi come siamo vicini ma lontani. E perciò la linea temporale che si mischia, capito? Perché poi troviamo queste connessioni, perché anche tu poi hai vissuto la tua esperienza con le stesse macchine, è per questo che non le buttiamo, ma continuiamo ad averle in casa e utilizzarle. Comunque non smettono mai di stupirci, di donare emozioni. A noi è stato per un fattore nostalgia, proprio di un ritorno a quest'epoca passata dell'infanzia, queste sonorità. Infatti poi mischiavamo con anche suoni di giocattoli, grillo parlante della Texas Instrument, cose così. Ecco, ma voi Era siete già proprio. nati comunque con macchine che registravano l'audio proprio. Sì, perché io sono dell'84, quindi parliamo già di una registrazione su supporto digitale, insomma. Ecco, invece agli inizi non c'era la registrazione sul supporto digitale, c'era semplicemente il MIDI che ti permetteva di pilotare qualcos'altro, ma tu non potevi registrare una voce. Questa è la grossa differenza, che la rivoluzione è stata quando siamo passati dal sequencer al registratore audio. Poi quello è quello. Sì, dimmi.
No, c'è quello che ha cambiato anche tutto il mondo della distribuzione, perché poi abbiamo visto dei supporti nascere, morire, ritornare. Poi, per Ah, esempio, il sì. periodo per il vinile, un po' l'esplosione del CD, scomparsa di nuovo del CD, ritorno adesso del vinile in pompa magna. Quindi ci sono anche questo nascere e morire o per ritornare di alcuni supporti. Il mondo anche dell'incisione è cambiato. Vi Dell'editing. interrompo in questo interessantissimo scambio per ricordarvi che non tutto il nostro pubblico ne sa quanto noi di musica e di informatica. Avete usato, ho sentito usare un paio di termini, MIDI e sequencer. Io non credo che tutto il nostro pubblico sappia cos'è lo standard MIDI. Se qualcuno lo può dire in una frase, non stiamo facendo didattica, però per i più ignoranti in campo musicale, e non includo me stesso in questo, naturalmente. Credo che da tecnico Valeria sia la più adeguata per spiegare così. Diciamo che è un protocollo che permette di dialogare le macchine delle tastiere, che possono essere sono delle tastiere o controller muti, con il computer dove viene generato il suono, oppure altri sintetizzatori, e quindi è un protocollo di comunicazione digitali tra macchine esterne, quindi o mandare delle sequenze, quindi ritorniamo anche a spiegare il sequencer, quindi una sequenza di note al computer, o viceversa, il computer che manda alla macchina. Quindi è soltanto un modo per dialogare, insomma. In Ok. pratica, noi abbiamo un generatore di suoni, no? Che la chiamiamo la tastiera o l'expander o il campionatore che vogliamo. Abbiamo una tastiera come quella del pianoforte e in mezzo un computer che trasforma i miei tasti bianchi e neri in informazioni che faranno suonare il campionatore o la tastiera in questione. Esatto. Sufficientemente chiaro? Chiarissimo, chiarissimo, grazie a tutti e due. Protocollo MIDI, che mi pare di ricordare, è stato uno dei fattori del grande successo dell'Atari ST tra i musicisti. Avete citato l'Atari ST prima, computer del 1985, che 84, 85, Meno. che aveva come caratteristica di spicco l'inclusione della porta, eccolo lì, della porta MIDI e il supporto nativo per il protocollo MIDI. Questo è stato uno dei motivi che lo ha reso estremamente popolare tra i musicisti fino a tempi anche abbastanza recenti, dico bene? No, tuttora è Ecco, assolutamente. fino a oggi, che oggi siamo nel 2020, quindi è passato qualche anno, il 1985. E beh, non farmici E pensare. ancora c'è chi lo utilizza. E poi c'era anche tutte le varie espansioni. Comunque voglio soltanto aggiungere una cosa: è proprio il primo computer nato per i musicisti, e anche la prima versione di Cubase nasce insieme, quindi inizia proprio il mondo dell'home studio, dell'autoproduzione, dell'autogestione musicale. Quindi non si ha più questa esigenza di andare in studio, ma porti lo studio anche a casa tua, ti riesci un po' a arrangiare da solo, insomma, diventa anche una sorta di autonomia del produttore. Aldo, forse tu che all'epoca eri nell'ambiente musicale, che per te che impatto può aver avuto questa autonomia, questa, diciamo, democratizzazione della produzione musicale o questa volgarizzazione, non saprei come definirla? Ma è abbastanza complessa la cosa, perché ha due aspetti. La prima è stata sconvolgente sul mercato, perché c'erano dei mercati abbastanza chiusi, i mercati degli studi di registrazione con macchine che costavano 150 milioni, 200 milioni di lire. Uno studio professionale serio costava dei miliardi, no? E c'erano dei musicisti che ci lavoravano. Chiaramente tutto questo cosa ha fatto? Ha reso questi studi sempre meno indispensabili, perché come diceva giustamente lei, la registrazione è arrivata in casa, potevi farti un disco in casa tua. Forse questo anche prima dell'informatica, perché sono stati i giapponesi che hanno lanciato i primi registratori a nastro casalinghi
il Teac 3440 aveva quattro tracce sul nastro da un quarto di pollice, poi hanno fatto gli otto tracce, i 16 economici, cioè quindi con pochi soldi, con un paio di milioni, potevi cominciare a fare dei lavori in casa tua senza andare negli studi. Quindi questo ha messo un po' in crisi il mercato degli studi di registrazione e ha messo in crisi i musicisti, perché dove prima servivano appunto 5 per realizzare una base, un brano, almeno 5, di punto in bianco ne bastava uno. Un buon tastierista era in grado di fare tutto. Avevi una batteria elettronica, uno strumento, un campionatore che ti faceva il basso, un altro ti faceva i violini, un altro la chitarra. E quindi ha dato questa grossa botta al mercato. E in effetti questo ha allargato in modo esponenziale la platea dei musicisti, quindi tutti potevano accedere a un prodotto trasmissibile in radio, per esempio, come che prima era impensabile, o addirittura realizzare un disco, un vinile, poi dopo sono arrivate le cassette. E questo è stato un cambiamento veramente epocale. Cosa è successo? Che da una parte, allargando la platea e abbassando i costi, la qualità si è appiattita. Per forza di cose, perché mentre prima era difficile arrivare fino allo studio di registrazione costoso, perché dovevi essere un buon musicista, avere delle buone idee, trovare un'etichetta che investisse dei soldi su di te, perché realizzare un album costava un pacco di soldi, 30, 40, 50 milioni per quelli, diciamo, di media produzione, fino ad arrivare a Zucchero che spendeva 800 milioni per realizzare un album. Di colpo tutto questo si è allargato e chiunque poteva farlo. Ora è chiaro che la qualità della musica si sia abbassata da un certo punto di vista, perché se da una parte rimanevano i top top, quindi abbiamo che so, i Quincy Jones e tutta questa gente qui, gli americani di altissimo livello, e dall'altra abbiamo un livello bassissimo. È stata la fascia media, come anche è successo nella borghesia praticamente, che è andata sparendo. Quindi gli studi di medio costo sono spariti. I musicisti medi, che prima avevano comunque accesso ancora a qualche guadagno, a qualche utile, anche quelli sono spariti. Quindi oggi chi lavora in Italia? 30, 40, 50 musicisti top che guadagnano, possono permettersi di mantenersi con la musica, mentre tutti gli altri non possono più farlo. Cioè non ci sono più locali per suonare, non c'è più la richiesta di musicisti e degli studi di registrazione, quindi in Italia abbiamo che sono 5 batteristi, 6, 7 che lavorano seriamente, quelli che girano, più grossi nomi. Quindi questa è stata la rivoluzione nel bene e nel male. Più che altro si è, il mercato, più che essersi abbassato di livello, per quel che la mia idea, si è saturato, cioè è difficilissimo fare una selezione adesso, perché anche la distribuzione online con l'MP3, quindi la libertà anche di crearsi un'etichetta dal nulla, però allo stesso tempo ha dato l'opportunità di emergere a personaggi tipo i Daft Punk, no? Che erano due ragazzini francesi a cui nessuno avrebbe dato 1.000 lire, no? Sono riusciti a fare il primo album Homework, che effettivamente è un disco fatto in casa, cioè non. Quindi da una parte sì, il male perché dei settori sono stati danneggiati, ma la vedo un po' come la teoria dei vasi comunicanti, no? Dove si è svuotata una situazione, se ne è aperta un'altra, però effettivamente, come dici tu, adesso si ha l'impressione di avere quest'ondata di musica autoprodotta che non sai dove girarti, a volte ci sono delle cose che quando si registrava sul nastro ci pensavi 2 volte. Di metterti a masterizzare, mentre adesso facendo tutto in digitale molti lo lanciano così su internet senza neanche pensarci 2 volte. Quindi è ovvio che ci sia questa anche distorsione, secondo me. Però ci sono tanti altri piccole cellule che, ringraziando il cielo, riescono a emergere da questo mare. Però in effetti il mercato è cambiato totalmente, cioè c'è un business cambiato in tutto, una catena, una filiera delle maestranze completamente diverse. Ecco, un altro aspetto è stato che mentre prima tu per registrare una canzone devi andare in studio e suonare il tuo strumento dall'inizio alla fine,
Potevi rientrare se sbagliavi, potevi rifarla una, due, tre, quattro volte a seconda del budget. Adesso tu hai l'editing. Quindi io sbaglio, non importa, prendo quella nota, la sposto, prendo quella nota, la intono. Faccio un pezzo di 10 secondi, lo ripeto quattro volte perché non sono in grado di suonarlo per quattro volte di fila. Sono stonato come una campana, ecco che arriva magicamente il Melodyne e io divento intonato. Tra l'altro, focito questo simpatico episodio di un fonico un po' incazzato con una cantante famosa, non mi ricordo chi fosse, e ha registrato durante la serata la voce prima del Melodyne. Il Melodyne è uno strumento che intona le voci e ha trasmesso la serata con la voce non corretta dal Melodyne. È una cosa da pelle d'oca, veramente. Da Per pelle esempio, sempre d'oca. Veramente stonata. guardando sempre passato, presente e futuro, no? È divertente poi vedere come invece la nuovissima generazione di musicisti ha utilizzato il Melodyne per fini creativi. Quindi tutti i ragazzi che adesso fanno la trap, magari non a tutti piacerà come genere, però mi diverte molto il fatto che abbiano preso uno strumento che aveva un software che aveva effettivamente una finalità tecnica, cioè intonare giusto la notina andata storta, la stecca così, e invece loro ci hanno creato un genere, un nuovo modo di fare musica, esagerando e abusandone, però è anche diciamo divertente questa cosa di prendere una cosa che è nato per fare altro e riutilizzarla a scopi creativi. In effetti il Melodyne si è ben adoperato con l'intelligenza, molto simpatico come strumento. Piccola nota, non faccio nomi, ma sarà una 25 anni fa una cantante, un personaggio importante del panorama, diciamo, italiano, ha registrato un album e mi ricordo il tastierista che ha passato le notti a intonare pezzetto per pezzetto le stonature di questa signora, che è stata una cosa divertentissima. Per lei, per il fonico che ha passato le notti lì dentro, assolutamente no. Sappiate che delle volte sentite qualcuno che canta molto bene, sappiate che non è detto che sia lui che canta così bene. Almeno i trapper, che poi voglio chiarire per il pubblico che il Melodyne di cui parliamo è il tanto odiato, amato autotune, quindi Mentre Valeria parla, mi assento un attimo solo. Arrivo subito. prego, Valeria. no, dicevo, la questione dell'autotune, questo strumento che modifica così tanto la voce, volevo chiarire che il Melodyne che citavamo prima è questo, diciamo, più popolarmente conosciuto come autotune, che poi, diciamo, è la categoria di software più che il software specifico. E a me piace il fatto che sia veramente un nuovo linguaggio, perché non ci provano, cioè è talmente spudorato l'utilizzo che non è menzognero, cioè non stanno mentendo, ma proprio stanno utilizzando, non stanno cercando di far vedere che sanno cantare dove non lo sanno fare. È proprio un nuovo linguaggio, come è nato poi il rap. Infatti poi questa è anche un'evoluzione che viene dal rap, dalla cultura quella là. Interessante, ciò che avete descritto è una evoluzione che per certi versi in realtà ha portato a una nuova forma d'arte, cioè non è la stessa arte praticata con strumenti diversi, ma è proprio utilizzare lo strumento per esprimere un'arte in modo diverso, come potrebbe essere un ritratto fotografico e un ritratto a ritratto col pennello. Sono tutti e due ritratti, ma sono forme d'arte diverse, incomparabili. Ciò che state scrivendo mi fa pensare a qualcosa del genere, cioè la Anche musica. volendola proprio usare la tua metafora, il ritratto e poi il ritratto sintetizzato, proprio con un'altra modalità di espressione, cioè quindi proprio il ritratto pittorico a quello più astratto, diciamo, il cubismo, così possono essere proprio identificati, perché lì stiamo veramente in un tecnicismo, quello che parlava Aldo, della finezza, potrebbe essere veramente un quadro ad olio fatto minuziosamente, mentre lì è un'espressione come Pollock, capito? Il divertirsi con i colori.
senza troppe problematiche, insomma. Poi ovviamente ci si sono sviluppate delle tecniche anche in quel mondo lì, però si inizia sempre con questo spirito un po' punk, infatti appartiene sempre alle nuove generazioni. No, questo è sicuramente vero perché se consideriamo i primi sintetizzatori che sono usciti, io posso citare la RP2006, che era una piccola tastiera davanti a un pannello con un centinaio di buchi e decine di cavi che connettevano le varie parti, no? Dove tu il suono lo creavi. Cioè, dal nulla, un oscillatore mi dava una nota con una certa forma d'onda. Io andavo a correggerla, cambiavo forma d'onda, mettevo un modulatore e io creavo i suoni. Molti dei suoni che oggi sentiamo nei pezzi di disco, ma non solo, sono suoni che non esistevano in natura, sono stati creati con delle macchine. E questo è già stato, se vogliamo, da un punto di vista artistico, ha avuto una certa importanza. I famosi Moog, i primi sintetizzatori, che comunque erano già legati in qualche modo a un concetto di informatica, perché erano poi macchine logiche. Quindi l'informatica entrava già lì, no? Se vogliamo, dalla porta posteriore, perché stava nascendo anche lei. Però comunque c'entrava già. E questo Beh, è quello comunque è del MIDI che. che è entrato anche in quel mondo e quindi il dialogo è iniziato proprio a tutti gli effetti. Facciamo due paralleli, comunque l'informatica ha cambiato tutti gli aspetti, la tipografia, per esempio, una macchina da fotocomposizione poteva costare 700-800 milioni di lire, oggi devi pagare 500 euro perché te la portino via, perché hai un PC, un paio di programmini e fai esattamente lo stesso lavoro. No, te lo cito perché era un mio amico che aveva una tipografia, aveva questa macchina. 800 milioni, un leasing durato anni, ha pagato per farsela portare via. Perché è arrivato. Ricordo che anche nel campo della impaginazione personale, a suo tempo l'Atari ST era molto apprezzato. Negli anni 80 l'Atari ST era un computer anche apprezzato per impaginare. Guarda un po'. Non lo sapevo. Invece, C'è stato l'inizio della fine, praticamente. però adesso susciterò una polemica perché un commento dal pubblico mi cita l'Amiga 500, il computer che è il grande rivale dell'Atari ST, con la sua polifonia quattro voci con gate array di Paula, che era un competitor dell'Atari ST. Non so se avete qualcosa da dire del tipo l'Atari ST era meglio, l'Amiga era Ma peggio. allora la questione Commodore a cui tengo molto, in realtà effettivamente diamo ragione all'amico perché la Commodore negli anni ha diciamo, acquisito un'azienda che faceva chip, che è la MOS, e tra gli ingegneri che ci lavorava c'era un musicista che era oltre ad essere un ingegnere, quindi iniziò a progettare chip audio in modo completamente diverso dalle altre macchine tipo Atari, quelle dell'epoca, insomma, che non avevano pretese artistiche, ma solo quelle di simulare il ping pong, e basta, insomma. Mentre diciamo con il Commodore inizia effettivamente con il SID Sound Chip la possibilità di creare musica. Infatti, tutti voi che appartenete a questa pagina avrete sicuramente dei videogiochi o avrete giocato a dei giochi a Commodore e ci sono degli intro spettacolari, anche tutta quella che è la demo machine, quindi anche tutti i ragazzi che sperimentavano questa cosa, insomma, si sono divertiti abbastanza. Il discorso dell'Atari ST era una questione più professionale, cioè l'Atari Esatto. ST iniziò, si impose proprio nel mondo anche della discografia, non soltanto dell'amatoriale, cioè ha segnato proprio una svolta totale nel mercato musicale, svolta che Aldo ricorda anche come un certo trauma, insomma. No, la svolta è stata in effetti, l'Atari è nato prima del professionale ed c'era soltanto l'Atari nel professionale, negli studi non c'erano altri sistemi. Anche perché l'Atari e il Notator hanno avuto un'intuizione geniale, è quella di poter sincronizzare il computer col registratore a nastro. Quindi con una traccia del registratore si registrava un segnale campione che era il time code, no? Il famoso TC, difficilissimo da sincronizzare all'epoca.
che mandato dentro questo apparecchio, si chiamava Unitor, se non mi sbaglio, che si collegava al posto della chiave per attivare il computer, magicamente tutto quello che facevi andava in sincrono col tuo registratore. Per cui tu avevi 16 tracce sul registratore, ma 40 dall'altra parte del computer. Quindi nel professionale è stata una cosa impressionante quella. È per quello che gli altri sistemi non sono mai riusciti a sfondare o entrare comunque. Tant'è che credo che i programmi che ancora oggi siano i più in uso siano ancora quelli nati da allora. C'è Steinberg con Cubase, Notator, che è diventato poi Logic, se non mi sbaglio. E a tutt'oggi, dopo 35 anni, sono sempre loro che la fanno da padroni. L'amico da casa è soddisfatto? No, perché lui c'è l'amico. È una questione di mercato anche quella. Allora. Tornando a noi, Valeria, tu stavi citando prima il mondo Commodore, perché tu sei stata parte della community legata alla musica a 8 bit, diciamo, dico Sì. bene. Vabbè, io per Commodore faccio un po' questa bambinata, ma ho un amore talmente sfrenato che ce l'ho tatuato sulla pelle il logo Commodore. Wow! Fulvio, Fulvio impara, Fulvio, Impara perché il nostro socio Fulvio deve solo della imparare. mia vita. E sì, quindi è stata sicuramente, essendo stato il computer il primo che è entrato in casa mia, è stato quello che ha caratterizzato proprio tutta la mia infanzia. Mi ricordo, che era anche mentre adesso ognuno ha il suo dispositivo, ai tempi, cioè ogni 10 bambini esisteva un computer o una console da gioco, e quindi ci si metteva un po' a turno a giocare e quindi ricordo questi momenti anche estremamente sociali davanti al computer, non solo frontale, e quindi ha creato proprio un'atmosfera nel suono del Commodore, del Sid Sound Chip che citavo prima, mi rimanda proprio immediatamente a quell'atmosfera, cioè un suono che ormai sento viscerale, non riesco a farne a meno. Poi con quelle tre tracce riesce a fare il mondo, insomma. Poi anche i suoni di batteria vengono bene, le casse addirittura a 4 bit suonano da paura, fatte con Game Boy. Quindi in realtà quei pochi bit, questa informatica un po', diciamo, tra virgolette, primitiva, in realtà poi ci offre delle possibilità espressive notevoli ancora oggi, perché tra l'altro la community Micromusic italiana è ancora attiva con dei nuovi membri, con delle nuove generazioni, con ragazzi che mai ti saresti immaginato che potevano provare nostalgia. Adesso continuano a farle vivere, cioè non è una cosa soltanto notato solo ristretta alla mia generazione, cioè qua siamo esplosi, cioè noi all'epoca dei primi anni 2000 siamo proprio impazziti tutti per questa modalità di espressione, ma adesso è ancora viva più che mai. Una domanda, nei primi anni 2000, quindi si componeva Micro Music utilizzando il SID, utilizzando l'hardware del Game Boy e cose del genere. Oggi invece anche utilizzando gli stessi componenti, gli stessi oggetti. Non c'è stata un'evoluzione. Allora, ci sono state delle evoluzioni riguardo i software, perché Ok. esistono vari tipi di cartucce, no? Che sono state sviluppate, perché noi comunque facciamo riferimento non ai programmi nati durante l'epoca dei Commodore, ma ci sono stati degli sviluppatori indipendenti, sempre negli anni tra la fine degli anni 90 e inizio 2000, che hanno proposto tutta una serie di nuovi software, alleggeriti da grafiche, perché non avevano intenti commerciali, ma solo quello di sforzare al massimo la macchina e rendere la stabile magari in un live, e questi software negli anni poi si sono evoluti, hanno offerto molte più possibilità. Per esempio c'è la SID card che trasforma immediatamente il Commodore in un synth, cioè tu hai la possibilità di suonare la tastiera ed emettere suoni, salvare dei preset con
i paddle per giocare a tennis, puoi gestire i filtri, puoi quindi utilizzare anche come manopolone esterno. Adesso ci sono le versioni che vanno d'accordo con il MIDI, quindi aprono a delle possibilità, mentre prima era un po' più complicato. Noi le interfacce MIDI ce le facevamo da soli, programmando i PIC, facendo dei pasticci elettronici, non da poco, però eravamo molto più obbligati a prendere il saldatore in mano rispetto alle nuove generazioni, però diciamo tutto sommato il funzionamento è quello là, quello dei tracker soprattutto. Il saldatore in mano non lo prende più nessuno, Ah, non è vero. neanche più dei grandi interpreti, i fonici, gente che mi dice: ma come si fa a saldare un cavo? Ah, questo un po' è vero, però mi sono fatta dei tour in tutta Italia per insegnare ai ragazzi a saldare ed è stato divertente perché ho progettato un generatore di onde quadre, in kit di montaggio che utilizzavo per i miei workshop e in realtà ho avuto come partecipanti a workshop dai bambini di 7 anni fino alle signore di 60, cioè è stata proprio una cosa molto trasversale sia per generazioni e poi è capitato pure il fonico che è venuto e ha detto senti, mo ma risolvo sta cosa, fammi provare a saldare, perché poteva capitarci. Però è una cosa che ancora un po' attira, non è. Se trovi lo smanettone non devo far meno del saldatore, insomma. Beh, un esempio, dovevi collegarti un Dolby SR su 24 canali, erano 400 saldature da fare. Piccole, 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 piccole. No, l'aspetto che io invece ho notato nell'informatica in generale, ma non solo quella musicale, che nelle prime macchine, quindi gli Atari, la parte meccanica era molto più semplice e anche molto più solida. Più si è andati avanti fino a questi connettori, queste strisce quasi di carta con queste connessioni che sono un quarto di milionesimo di millimetro, e la solidità meccanica è la prima dose dell'elettronica, perché se meccanicamente le cose non vanno tanto a posto, l'elettronica basta un contatto che per una frazione di secondo non si faccia bene, e quelle quattro informazioni non passano, o mi viene la schermata blu famosa di cui si parlava prima, oppure ti manda tutto alla carta 48, cioè ti si blocca tutto. E questo Forse c'è anche una questione di necessità anzi, di non necessità di durevolezza degli oggetti. Gli oggetti elettronici, i computer, ma anche i telefoni e i tablet prodotti oggi, non sono, anzi, per il produttore non vale la pena di progettare e costruire un oggetto durevole che dura più del tempo che il suo possessore impiega a cambiarlo. Avremmo discariche piene di computer funzionanti che però nessuno usa. È più conveniente avere un computer che si rompe nel momento in cui comunque smette di usarlo. sono delle logiche di mercato di cui siamo vitti, e invece a noi ci piace ricordare il tempo in cui bastava soffiare sulla cartuccia per rianimarla. No, non intendevo un discorso di obsolescenza, proprio anche nella macchina recente, nuova, ma quando hai una parte hardware così sofisticata e delicata, è chiaro che l'errore è più facile che arrivi. Il mio trucco da sempre, da quando c'erano i primi amplificatori a valvole, è quando qualcosa non va, un cazzotto. E il cazzotto molto sovente ti risolve tutto. Vuoi un Certo, esempio? come ci insegna Fonzi di Happy Days, poteva anche cambiare il disco del jukebox per tornare al tema musicale. L'ultima, il computer di mia moglie, l'ambulatorio, il boot, oddio, non c'è più il boot. Cazzotto, miracolosamente il boot, eccolo lì, il disco, l'ho ritrovato. Semplicemente perché quei maledetti cavetti SATA, se non prendi quello proprio buono col contattino giusto, col click, e ogni tanto fanno questo scherzo. E questo anche in una macchina recentissima, anche nella più bella macchina Diciamo che del come in tanti altri aspetti della vita, molti problemi si risolvono a mazzate. Dal pubblico, scusate, dal pubblico mi citano.
a volte solo metaforiche, noi non siamo mai violenti nella vita reale. Solo a Mortal Kombat per rimanere in tema. Dal pubblico mi fanno notare che non abbiamo nominato, perché abbiamo innescato un po' una guerra tra il pubblico, nessuno ha nominato gli MSX come computer per la musica. Non so se gli MSX hanno avuto un impatto grosso, se c'erano gli MSX particolarmente adeguati a suonare. Allora, anche lì penso che molti potranno fare il paragone, perché molti giochi nascevano sia per MSX che per Commodore, quindi tutto anche il nostro grande pubblico di gamers può fare questo confronto e valutare la qualità musicale della sigla dal Commodore e l'MSX, c'è cioè una differenza notevole, quindi per questo non l'abbiamo messo proprio tra i competitors di primo spicco. Però ovviamente rispetto al rudimentale e primitivo chip dell'Atari 2600 fu una rivoluzione pazzesca, però diciamo non così dal sound così iconico, forse più lo Spectrum aveva delle sue caratteristiche. Poi la cosa divertente è che sono proprio i limiti tecnici che hanno caratterizzato ogni singola macchina, poi ognuno prova affezione ed emozione per la sua, però poi ci sono dei parametri oggettivi che insomma ci obbligano a dare priorità rispetto ad altre. Spero non si sia preso, non si sia arrabbiato l'amico dell'MSX. Sì, ciao Michele, è un vecchio amico, che ci segue. Me lo trovo fuori casa. Forse allargo un po' il campo, ma avendo qui Aldo ne approfitto. Prima abbiamo accennato al fatto che l'elettronica, oltre per produrre musica, viene utilizzata per intonare la voce o per modificare la voce. Io so che Aldo, oltre che di musica, si intende e si occupa professionalmente anche di doppiaggio. Per annoiare se il nostro pubblico è più interessato alla musica e al doppiaggio, però ci chiediamo, l'elettronica e l'informatica hanno avuto anche un impatto nel mondo del doppiaggio che è sempre legato alla gestione del suono? Assolutamente sì, perché anche lì una volta dovevo essere praticamente buona la prima, cioè non potevi permetterti di fare una battuta troppo corta e lasciarla così. La battuta era un po' scentrata ma giusta, potevi spostarla di un pochettino, tagliando il nastro perforato, spostandolo di un dente e rincollandolo. Adesso cosa succede? Con l'informatica io posso spostare, accorciare, allungare, alzare di tono, abbassare di tono. Faccio un esempio abbastanza clamoroso. Nel doppiaggio di una serie si era sbagliato per tutta la serie l'accento di un termine inglese. E invece di dire Klondike, ho detto Klondike. Ah, Bene. dove c'è zio Paperone a cercare l'oro. Esatto. Il nostro bravissimo fonico, accorciando le vocali da una parte, allungandole dall'altra, ha cambiato l'accento. Meraviglia. E da Klondike è diventato Klondike. Poi anche naturalmente cosa succede? Che anche se sei un po' meno bravo su certe cose, comunque l'aggiusti. Prendi il mouse, pigli la battutina, l'allunghi un po', l'accorci, la sposti, la metti a posto. E va bene così. Quindi è diventato molto più veloce il lavoro, tra l'altro, e chiaramente in questo modo le cose sono molto più semplici. Meno costoso, perché una volta per doppiare devi avere un'enorme moviola dove c'era il film, il nastro perforato, un altro nastro perforato, andare avanti, ogni volta devi spostare di un dente, monta, smonta, c'erano tempi biblici. Adesso, tra l'altro, non devi neanche più avere la pizza, non c'è più il nastro, non c'è più il film, ti arriva direttamente via internet il lavoro da fare, il film, tu lo lavori, lo rispedisci indietro, praticamente tu sei in grado di fare in una settimana quello che prima ti richiedeva un mese. Tu pensa solo a spedire un film dall'America in Italia, sdoganarlo, farlo arrivare, lavorarlo e poi rimandarlo indietro. Soltanto di viaggio e di dogana ci mettevi.
il tempo che oggi ci metti Le per fare questo. pizze, no? Le famose pizze. Gli anelli si chiamano. Le pizze quelle finali, finalizzate. No, Quindi comunque anche in questo campo ci sono state dinamiche simili a quelle della musica, una democratizzazione, anche se non ci sono i doppiatori amatoriali, a parte chi fa parodie, cose buffe, non esiste il doppiaggio casalingo, io mica mi doppio i film per me stesso. Esatto, quello sì, in effetti è così. Ha fatto, da quel lato lì ha fatto meno danni, cioè il doppiatore comunque deve essere un doppiatore. Non è che, come potevo fare io, che ero un chitarrista, inventarmi di suonare il pianoforte, il violino, il basso e la batteria, tutto da solo. Ah, però, complimenti. Il doppiatore deve farsi un bel corso di 3-4 anni, avere del talento. E a quel punto diventa professionista, altrimenti non puoi. Lì non c'è scampo. Non c'è scampo. Al massimo si possono aggiustare gli accenti. Ma diciamo che i doppiatori italiani, il doppiaggio italiano è in assoluto il migliore al mondo. Non c'è veramente paragone con nessun altro paese. Siamo proprio bravi, bravi, bravi. Allora, però non c'è stata allora la compressione anche economica che c'è stata per gli studi di registrazione sonori, invece per chi si occupa di doppiaggio. La dinamica è stata comunque diversa anche con l'impatto Sì, dell'elettronica. fatto, puoi aprire oggi lo studio di doppiaggio, lo puoi aprire con un costo irrisorio, veramente. Cioè, una cabina, una piccola regia, un buon microfono, un buon computer, un bel programma. E lì un attimo, veramente. Lo fai. Mentre invece prima i costi per realizzare lo studio erano elevatissimi. Però a parte quello, non ho toccato tutti gli altri aspetti professionali. Ma meno male, perché io non avrei mai potuto fare doppiaggio, per esempio, senza l'informatica. Poi c'è stata anche questa nuova figura professionale che prima era il Foley, no? Che creava gli effetti sonori e Ah. adesso invece c'è il sound designer che diciamo è un po' la nuova figura professionale nata proprio grazie all'elettronica, all'informatica, perché prima i suoni venivano fatti proprio Spiegate, meccanicamente, dal ecco, rumorista. Spiegate un po' al nostro pubblico che a differenza di me non sa esattamente chi sono queste figure professionali, di cosa si allora, occupano. il Ah, Foley è state questo. parlando del famoso omino che batteva i piatti, che chiudeva Sì, che faceva i le vari suoni, tipo porte. le Ah. catene per fare i sottomarini, Non così. chiamarlo Ok. il rumorista, si chiama, ed era Lancia una situazione. Allora, evidente. fiamme. Abbiamo una scena su un flipper. E dobbiamo fare il rumore del flipper. Pensa un po', come riusciresti tu? Provi a immaginare di riprodurre il rumore di un flipper, non con l'elettronica, ma con una tavola di legno, un camerlino, un campanellino, una birilla, oppure Perché fare poi tutti quanti passi. pensano, vabbè, microfoni, il flipper, perché no? Invece no, veniva proprio ricostruito da zero. E una curiosità per chi ci segue, il famoso, diciamo, suono della pubblicità Coca-Cola, che è rimasto sempre lo stesso, no? Quando lo stappi, quel suono lì è stato fatto con un sintetizzatore da Susan Chani. Quindi è bellina questa cosa che ci sono poi dei suoni fatti con i sintetizzatori dai sound designer, quella stavamo proprio agli albori del sound design, perché il sound designer è quello che è in grado di, perché c'è anche un po' l'abuso di questo termine, che è in grado di riprodurre qualsiasi suono costruendolo in modo, diciamo, matematico, cioè sapendo effettivamente cosa deve fare informaticamente o con gli strumenti elettronici per ottenere il passo di un uomo che cammina, i tacchi di una donna. Il flipper, come citava prima Aldo, il rumore delle pentole, insomma, quindi o il tappo della Coca-Cola. Una cretinata, i passi nell'erba si facevano con un pezzo di nastro magnetico appallottolato nella mano e battendoci sopra col dito, tic, tic, ed erano perfetti. Il tuono una lampada di lamiera che veniva battuta con una mazza da batteria, no? E quello faceva il tuono. Tutte cose che sono assolutamente reali, tu non ti accorgi assolutamente che non sono vere. Oggi prendi la tua libreria di suoni.
passi di donna sulle scale di legno, passi di uomo sui gradini di pietra all'aperto, insomma, è diventata una pacchia. Non per I uno, ma quali per tutti. suoni comunque sono Dipende poi stati. dal tipo di produzione, eh? Dipende dal tipo di produzione, perché poi dove c'è il sound designer forse per certi versi è ancora più complicato, perché Ah, sì, andarlo a perché è fare un altro completamente in mestiere. digitale, cioè andare a programmare il suono proprio manopola per manopola dove c'è un synth, ma proprio parametro per parametro dove c'è un software. Quindi per certi versi dipende. Se poi c'è chi si accontenta della libreria, è un discorso. Però penso che le grandi produzioni, chi lavora per le grandi produzioni ha ancora il suo bel da fare, insomma. Sulla cinematografia però è chiaro che devi andare molto veloce, non ti puoi permettere più di tanto di appunto, i famosi passi, tutti i vari rumori devi farli a... Poi dipende dalla produzione, è chiaro che se devi fare il Pirata dei Caraibi puoi permetterti di spendere 4 mesi e 50 milioni soltanto per i rumori, devi fare una piccola produzione, i rumori li fai ma velocissimi con quella roba lì. Sì, è tutto proporzionato comunque al costo finale che deve avere il prodotto, E insomma. certo, il discorso Come è in tutti i campi, la qualità del prodotto finale costa, in proporzione. assolutamente sì. Una Tutti nota, questi. scusa, che non è molto legata Prego. se vuoi, all'informatica, ma all'elettronica e nella musica, dove dico che c'è stato un grosso abbassamento di qualità e che fino a un certo punto c'era il mito dell'alta fedeltà. Quindi tu a casa tua compravi un buon amplificatore, delle belle casse, dei begli apparecchi per ascoltare la musica in un certo modo. Oggi questo è rimasto appannaggio di pochi sgallettati maniaci. Vai da Auchan e con 50 euro ti compri una scatoletta che ha dentro CD, cassetta, chiavette, Non Bluetooth, qualsiasi cosa. credo che oggi tu possa trovare facilmente un lettore di cassette e anche un lettore di CD, non so quanto Vabbè. sia comune. Io però voglio Ci ammettere pubblicamente di di essere una nuovo. delle sgallettate che ancora va dietro all'hi-fi. Cioè io sono per la filosofia, casse attive per lo studio ovviamente, quindi con un flat, quindi con stessa amplificazione montata sulle casse, ma poi a casa ci si diverte tantissimo con mischiando amplificatori. Io poi sono un po' maniaca, no? C'ho delle casse inglesi del 78 insieme all'amplificatore, poi mi diverto a cambiare il valvolare, quindi cambio anche le casse, le impedenze, le cose. Sì, sono una di quelle sgallettate che Sì, sta ancora appresso siamo all'hi-fi, insomma. rimasti in pochi, eh. Io giro lo sguardo per un È mantra. una mania da pazzia, perché si Ecco, arriva però, se anche ci lì. pensi bene, alla fine della fiera tu fai un lavoro enorme per dare un prodotto qualitativamente molto alto, di gran qualità, che alla fine viene ascoltato su un apparecchio assolutamente No, ridicolo. diciamo che adesso ci sono proprio i mastering dedicati ai tipi di supporto, cioè se un pezzo deve essere distribuito su, che ne so, Spotify, effettivamente il mastering viene fatto proprio con quella filosofia là, cioè sapendo che deve suonare bene da quell'apparecchio là. Mentre io però ascolto soprattutto musica anni 60, addirittura uso la testina mono per i dischi mono. Quindi diciamo siamo a più un tipo di coerenza, capito? Cose fatte su quei supporti. In quegli anni l'ascolto con la strumentazione di quegli anni lì, per una questione filologica e coerenza. Però effettivamente no. Poi anche per quanto riguarda, lo dico in conclusione, quasi alla fine così non si litiga con gli spettatori da casa, riguardando l'analogico e il digitale. Adesso il digitale ha una risoluzione talmente pazzesca che veramente non ci sono più problemi di competizione tra i due mondi. È soltanto una questione di comodità personale, cioè c'è chi, ma anche di chi come ci si accontenta. Cioè, per esempio, a mia madre sta benissimo avere la cassettina Bluetooth per sentirsi un po' di musica dal telefono, mentre io devo spendere i soldoni per le testine dedicate, per i bracci che le devono sostenere, per le casse, cioè ognuno con le Giustamente. sue malattie, insomma. C'è un altro aspetto che tra l'altro la gente non considera, è che noi abbiamo un ottimo udito appena nati, una cosa straordinaria.
A 15 anni sentiamo tutto da 20 a 20, a 18.000 Hz, che è la nota più alta dell'armonica più alta, della nota più alta del violino. Quando hai 40 anni, tu i 18.000 Hz li puoi scordare. Non mi Quando dire così, ci sono quasi vicino. arrivi a 50, se tu arrivi a 13.000, 12.000, ma accendi un cero a Sant'Antonio e San Gennaro. E quello è fatto. Quindi tu hai delle cose che sono fatte per chi? Perché hai delle orecchie buonissime, le orecchie buonissime sono sempre più rare. E Ma poi questo dipende anche dalla dinamica del disco, è insomma, non tutto c'ha tutto sto range di frequenze da dover ascoltare. Io mi accontento della musica beat, insomma, perché. parlavo con un otorino famoso che era qui a Torino, specializzato nei musicisti, nei doppiatori. E diceva, dopo l'avvento delle discoteche e delle cuffiette, dice dal punto di vista patologico, è drammatico. È drammatico perché arrivano ragazzi di 25-30 anni con le orecchie completamente fuse, gente che arriva fino a 10.000-9.000 Hz, ma da giovani. Chiaro, tu vai in una discoteca dove c'è una pressione sonora di 40 putiliardi di decibel SPL e vedi uno davanti alle casse completamente rimbambito, ti ammassa un cammello. Chiaro che le tue orecchie non sono molto felici, No, eh. infatti questa cosa mi tocca da vicino perché poi essendo madre, cioè sono molto attenta ai volumi a cui ascolta mio figlio perché io sono in effetti una di quelle che quando ero più giovane si è data nelle discoteche, insomma ho avuto anche il mio bel trauma acustico, quindi sono una sopravvissuta dal punto di vista uditivo e quindi sono molto 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 attenta ai volumi di casa e vado a vedere proprio i suoi volumi in cuffia se sono giusti per noi ci siamo effettivamente un po' sfondate le orecchie e infatti è per questo che adesso ho bisogno di così tante coccole, il suono medioso, coccoloso, un certo tipo di hi-fi inglese morbido morbido. Lanciamo un messaggio ai giovani, ragazzi, fate attenzione ai volumi, non fate come me che a 16 anni avevo il marshall a 200 watt dietro le orecchie e sparate tutto il volume, in studio lavoravo 8, 10, 12 ore al giorno a volumi elevatissimi, adesso a 70 anni io a 2500 decibel ne perdo, perdo qualcosa come 50 decibel. Sono praticamente tecnicamente sordo. Questo per aver fatto cretino da giovane. Quindi non fatelo, le cuffie usate nel meno possibile a volumi bassi e discoteca. Se proprio volete andarci, sappiate quali sono i rischi. Detto per inciso, qui in Svizzera, nelle discoteche, in tutti i locali, se tu passi il livello di legge, ti stacca la corrente. Poc. C'è una forma di tutela che noi non abbiamo, quindi teniamo un'altra massima di vita come quella di prima, che noi paghiamo sempre le conseguenze di ciò che facciamo in gioventù, in generale. Stai parlando della mia Questa cervicale, scusami. tutto quello che abbiamo fatto poi torna come un boomerang, tutto quello che facciamo. Prima avete accennato a una diatriba tra analogico e digitale nel suono. Al di là di polemiche, eccetera, potete dare qualche precisazione tecnica, cioè il suono digitale perché è diverso o perché viene percepito o considerato in maniera diversa? E cosa si intende per suono digitale? Non tutti i nostri spettatori lo Allora, il sanno esattamente. suono, diciamo, spieghiamola un poco sempre in modo abbastanza pratico, senza addentrarci in formule, formulette, forme d'onda e altre cose. Però c'è questo falso mito che l'analogico suoni più caldo. E questa cosa ce la l'avremmo sentita mille volte, il suono caldo del vinile, il fruscio del vinile. Quella in realtà quando io sento un vinile che fruscia mi prende male, lo lancio, cioè perché in realtà per sentirlo bene lo devo pulire, lo devo tenere a un certo punto, però quello fa parte di quello che parlavo prima, l'effetto nostalgia, che ti fa sentire, non so, sto vinile che ti gira in casa con quel rumore ti rimanda automaticamente come la cassettina nel Walkman perché adesso sta facendo nostalgia e addirittura sono nate etichette discografiche che vanno solo su cassetta E e fanno che Walkman. effettivamente fa nostalgia. Il digitale, praticamente, se noi
dicendolo semplice semplice, in analogico abbiamo una forma d'onda, una sinusoide, questa forma d'onda in digitale viene convertita in gradini. Ma come nel pixel, quindi come facendo il paragone con la fotografia, come prima c'era una scarsissima risoluzione, quindi il digitale suonava brutto e poi i primi CD non avevano avuto un mastering dedicato al digitale, ma prendevano il mastering del vinile e lo lanciavano, lo stampavano sul digitale. Quindi i primi CD sono disastrosi, suonano in modo orribile. Quindi si è creata questa, diciamo, si è presa questa brutta nominata il digitale, ma nel frattempo si è evoluto, la risoluzione che abbiamo adesso è talmente enorme che non c'è più nessun tipo di differenza, se non il gusto di utilizzare una macchina rispetto ad altra, sia per la produzione che per la riproduzione, perché poi questo si può dividere in due campi, sia quello della produzione che in quello in cui poi si ascolta il risultato finale. Ma io escluderei il discorso del vinile e delle cassette, perché il vinile ha dei limiti fisici che sono quelli che sono. No, ma io faccio riferimento alle discussioni in atto nel mondo dell'audiofilia, ha un ottimo odore il vinile, simpatico, no, non ce n'è. Per caso tocchi una volta il braccio, ti fa una riga sul disco, tu sei fregato per la vita. Per me, rispetto al vinile o il digitale, non ci sono differenze. Qualche differenza c'è nel nastro. Il nastro suona sempre un po' più ciccio del digitale, ma forse è un suo limite, se vogliamo. No? Per il resto, così come nella fotografia, si sono raggiunti i livelli, diciamo, ottimali a un certo punto. Quando nelle fotografie sono uscite le Hasselblad, con quel bravo corpo dietro, che cos'era 6-9 di formato, e con delle ottiche ovviamente straordinarie, la qualità ha raggiunto il top, cioè più di così non potevi andare. Quando è uscito il Dolby SR, che ha portato la dinamica dei nastri a 108 decibel, quindi è sparito il rumore di fondo completamente, la distorsione di terza armonica era dello 0,0 al cubo moltiplicato 50, insomma, meglio di così non potevi fare, e andava benissimo. Oggi un buon CD, adesso non sono neanche più in grado di giudicarlo, ma un buon supporto, se lo ascolti su qualsiasi apparecchio degno di questo nome, sono tutti uguali. Come anche il mito del vintage, no? Io sono chitarrista, amplificatore del 68, la mia chitarra è del 68, ma perché quella rispetto a quella nuova suona 1000 volte meglio? No, non è vero. C'erano legni migliori perché in effetti erano legni stagionati in modo naturale, ma per il resto l'elettronica è quella, non cambia niente, sono tutte palle. Cioè, è un mercato parallelo che hanno costruito. Ti vendo una chitarra vecchia di 50 anni a 5.000 euro, suona meglio di quella che ne ha 25? No. Allora. Cioè, è un po' come guidare un'auto d'epoca, non è più comodo di un'auto moderna, esatto. È una questione di stile. Di gusto. Secondo me invece non è, perché poi se vogliamo, no, ritornando anche al mondo del computer, se tutto sto gusto che abbiamo io e altri impazziti come me di fare le cose sui Commodore rispetto che invece di farlo su altre macchine più pratiche e veloci, o addirittura io per esempio sono una purista, non uso emulatori, non ho mai usato emulatori e compagnia cantante. Complimenti, perché complichi la vita. Sì, a me mi piace un sacco complicarmi la vita, sono femmina e quindi lo faccio a prescindere, insomma, me la complico da sola, però è il gusto, perché secondo me, se per esempio parliamo di dischi come quelli, io per esempio ho avuto la fantastica opportunità di entrare negli studi di Abbey Road e ho visto le macchine con cui sono stati incisi, registrati i dischi dei Pink Floyd, anche in mega registratori a nastro. Probabilmente, come anche i Beatles in Revolution 9, se non ci fossero stati Number 9, non ci fossero stati quegli apparecchi da usare in quel determinato modo, non è che il suono sarebbe stato peggiore, ma non ci sarebbe stato proprio quel modo di crearlo. Cioè, non il famoso, per esempio,
mo per dire una sciocchezza, no? Di strumenti, cioè come si passa da una cosa all'altra, si ritorna ai fori, il suono del registratore di cassa di Money se l'erano dimenticato lì negli studi, perché poi là c'è anche una certa pigrizia, i Beatles, dopo che avevano fatto il Yellow Submarine, che avevano utilizzato lo stesso registratore di cassa per fare i suoni del sottomarino. Quindi è un po' anche lo strumento che crea il percorso di ideazione e di lavorazione. Il fatto di tagliare il nastro e di crearti magari campioni, loop, stando lì a incollare, ti mette in una mentalità diversa e ti fa creare cose diverse. Non è detto che è meglio o peggio, è semplicemente diverso. Cioè, sono due mondi, due modi di fare. C'è qualcuno che ritorna con la mentalità di adesso a quel tipo di macchine e ci sta tipo gente come Giorgio Moroder che adesso che c'è il computer dice sti cazzi, scusate la parola, dei sintetizzatori, ho spippolato per una vita intera, i puristi lo vedono come un traditore, ma la veneranda età che c'ha dice ma sapete che c'è, io mi porto il mio Mac a letto e faccio musica comodamente, ho fatto il mio percorso, adesso mi sono alleggerito. Quindi dipende da dove si parte, dove si vuole andare, è il solito filo conduttore tra passato, presente futuro, insomma. Ottima osservazione questa, direi. È il concetto del diverso, perché non c'è il migliore o il peggiore, ma è diverso. E sono altri sistemi che ti portano a fare altre cose. Perché è quello che dicevo prima della corsa dei pito, cioè è inutile andare, cioè, ma è meglio questo, è meglio quello. No, sono diversi. E ognuno ti porta a risultati diversi. Giustamente, tu cominci a tagliare i nastri, ragioni in un altro modo che non usare un mouse e tagliare una forma d'onda che hai davanti a te. Perché ti porta a fare altre cose. Sì, si ragiona proprio in un altro modo. Io, per esempio, come Sì. esercizio mentale, con il Revox mi sono divertita tantissimo. A parte il fatto a convertirlo in delay analogico, eravamo un mega delay a nastro, però era divertente proprio creare i loop, i campioni. Si entra in una mentalità che magari è soltanto un esercizio particolare, magari non lo utilizzi nemmeno a livello artistico, però ti dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Magari dopo, apprezzando il fatto che c'è il mouse, lo vivi anche con meno leggerezza, ma dicendo aspetta, ma che c'è la possibilità di andare così dritto per dritto? Fammici mettere un poco più di attenzione quando faccio questa cosa. Quindi può essere anche semplicemente un percorso educativo. E infatti mi piace il fatto di proporre ai più giovani determinate macchine, anche semplicemente per fare l'esperimento, per vedere il passaggio da un mondo all'altro. E poi ritornando lì al fatto meglio peggio, i forum sarebbero molto più sereni se ognuno, diciamo, si rassegnasse a questa cosa che esiste quello che è meglio per me, non quello che è meglio a livello universale, perché qua nessuno ridefinisce gli standard mondiali dell'unico modo di fare musica, l'unico modo di fare arte o l'unico modo di fare qualsiasi cosa. Quindi che abbiamo di tutto, che ognuno si senta libero di usare quello che più gli piace, questo è il discorso. Ah, Ecco molto l'aspetto bene, filosofico. molto bene. L'aspetto filosofico Siamo della faccenda. arrivati ad un messaggio di tolleranza. Meno male, partiti dal messaggio di elogio della violenza, siamo arrivati a un messaggio di tolleranza e di apprezzamento per le diversità. Signori, noi avremo ancora molte cose da dire e sarebbe un piacere andare avanti. Magari faremo una successiva puntata perché abbiamo veramente solo sfiorato la punta dell'iceberg, sarebbero ancora tante, tante cose da dire. Siamo qui da più di un'ora ormai a parlare. Io vi ringrazio quindi per il vostro intervento. Innanzitutto ringrazio il nostro pubblico, il pubblico che ci ha guardato, che ha interagito con la diretta e ringrazio chi ci guarderà nel futuro in differita. E poi ringrazio i nostri ospiti che ci hanno divertito e ci hanno insegnato qualcosa. Signori, vi saluto. Prego, Aldo, saluta il pubblico. Saluti a tutti, scusate se siamo stati un po' formali, abbiamo anche un po' svaccato ogni tanto, però ci sta tutto. È quello il bello. Valeria. Bello da ridetto. Ciao. Ciao a tutti, alla prossima volta e spero vi siate divertiti e che questo ultimo messaggio di pace e serenità
Mi resti un po' nel cuore, alla prossima volta. Molto bene, grazie di nuovo a tutti, buona serata e alla prossima.